così vasto e coinvolge ormai una parte così lunga della mia vita, perché sono rimasta legata a Sarajevo da allora e ci sono arrivata un po' forse per caso, perché essendo giornalista e conoscendo la lingua, perché il mio ex marito era dalmata, per cui croato e bosniaco abbastanza simile, quando ho visto quello che succedeva ho pensato che volevo andare lì. E anche per un'altra ragione, che io ero terribilmente legata alla Jugoslavia di Tito, in senso di paese non allineato, in un momento degli scontri tra i grandi blocchi, per me quello era diventato come una specie di riferimento di un altro, una alternativa. E questo è stato finché è crollato tutto. Quando è crollato tutto, veramente io stessa non sapevo bene cosa fare e dove andare e mi sono trovata lì. Per ragioni professionali e perché è strano dirlo, ma c'era un senso di dignità in questa città che veniva bombardata a vista dalle montagne intorno, che sono veramente neanche un chilometro in linea d'aria. In certi punti veramente gli aggressori erano dentro in città, erano al di là del fiume, il fiume è un fiumiciattolo, come tu ben sai perché conosci Sarajevo. E quindi vedere la dignità di queste persone mi ha coinvolto e mi ha fatto pensare che forse era il posto giusto dove stare. E questo lo penso ancora oggi, perché penso che il valore della vita che mi hanno trasmesso queste persone è così importante che mi fa valutare il valore della vita in Italia oggi, che sta cambiando completamente, perché mi pare come che si misuri tutto sulla base della ricchezza, come se i soldi fossero il valore della vita. I soldi non sono il valore della vita. E là loro hanno problemi fin sopra la testa che non vi sto a enumerare perché passiamo la serata a parlare di problemi e non vorrei farlo in questa chiave. Vorrei invece trasmettervi quello che di positivo mi dà questa gente che ha perso tutto e che avevo un livello di vita veramente considerevole. Allora, per addentrarci dentro questo argomento, io ti chiederei di spiegare il significato del titolo del tuo libro, Sabur, che non è un nome proprio, non è riferito a un personaggio del tuo libro, però è una parola proprio del bosniaco, e come tutti i titoli esprime molto del contenuto del libro. Sì, direi che parlando di Sabor possiamo parlare un po' dell'essenza della realtà. Sabor significa, nella cultura musulmana, quindi anche tra gli arabi, tra i turchi, nel Mediterraneo certamente, pazienza, tolleranza, autodisciplina, il rapporto con se stessi. E il rapporto naturalmente anche con gli altri, col vicino, nel senso che anche nella vita di tutti i giorni, a me è capitato una volta che ero nervosa come una scimmia e il mio assistente mi ha detto Alda per favore sabur, quindi non è soltanto filosofia, è anche vita di tutti i giorni, il comportamento nella vita di tutti i giorni. Sabur è una parola musulmana, non è un caso, perché purtroppo sono state la guerra di Sarajevo, l'aggressione alla Bosnia è stata raccontata in una certa chiave di pulizia etnica, cioè si sono semplificata la realtà di una popolazione estremamente mista, in cui veramente in una famiglia ci sono serbi, croati, musulmani, ebrei, albanesi, polacchi, eccetera. E si considerano tutti profondamente bosniaci e la si è semplificata in tre parole, come se fossero tre pacchetti chiusi, no? Serbi, croati, musulmani. Questa è stata lanciata per tutto il mondo dalle tre grandi agenzie che sono la Reuters, la Associated Press e la France Press e questa è diventata la realtà. Quando si arriva lì, questi ci guardano, e noi parliamo di serbi, croati, musulmani, questi ci guardano con l'occhio sbarrato. Soprattutto i musulmani, perché di fatto qui c'è stata un'aggressione alla parte musulmana della popolazione, quelli che avevano un nome di origine musulmana per intenderci, e che ha fatto qualche cosa come 100.000 morti, 1 milione di persone che oggi vivono in esilio, che sono state cacciate dalle loro case, la distruzione totale di una nazione che si considerava veramente una nazione dove le varie culture convivevano da sempre in un modo molto armonioso.
Allora si è detto, certo, Tito li teneva col pugno di ferro, è per quello che vivevano, convivevano bene. Adesso ci sono fotografie di Tito da tutte le parti e c'è la famosa jugonostalgia, per cui pare che non sia vero. Qui io ho tre documenti, che uno è il rapporto che ha chiesto Kofi Annan sul comportamento dell'ONU e le colpe dell'ONU che erano gestite, le truppe dell'ONU che erano gestite praticamente dai francesi, dagli americani, che avevano già combinato già da prima, deciso già da prima questa pulizia etnica, questa suddivisione del territorio in questo modo. Io dico perché non rimanga da nessuna parte un esempio di convivenza pacifica tra gente diversa, perché allora questo diventa il paradigma importante, e si può dire che questo è, che la gente non può vivere insieme, la gente, tutta la famosa teoria della pulizia etnica, insomma. Uno è questo Srebrenica, questo rapporto su Srebrenica, sulle colpe dell'ONU e sulle bugie che sono state dette, sui comportamenti, eccetera, non entro nei particolari perché è inutile. L'altro è una biografia di un certo signore, sconosciuto a tutti, che si chiama Šarinić, che è l'abbraccio destro di Tuđman, che era il presidente della Croazia, che ha trattato tutti gli accordi tra Tuđman e Milošević, presidente della Serbia, per la divisione territoriale della Bosnia dal 91 in poi. Quindi qui ci sono, in questo libro ci sono 40 incontri che lui ha fatto, adesso ci sono addirittura le registrazioni telefoniche, per cui quello che io racconto, perché ero lì sul posto e le cose le vedevo con i miei occhi, allora non era probabile, adesso è tutto provato. E quindi questa carneficina spaventosa è stata fatta semplicemente con dei criteri medievali di suddivisione territoriale, che pare che in un certo senso valgono ancora, perché oggi la Bosnia è divisa in due parti, tra Repubblica Serba di Bosnia, abitata solo da serbi che sarebbero poi gli aggressori per il 50% del territorio, e l'altra parte di croati e bosniaci, tra cui una parte di croati da Mostar in giù, che sono eredi degli Ustascia, dei tempi della guerra di Pavelić, e che hanno la loro bandiera e si considerano come una zona autonoma. Ai musulmani rimane un territorio in cui vivono anche gli altri, perché i musulmani sono Sabur. Io ho sentito dire che ai musulmani si può fare qualunque cosa, perché tanto loro non reagiscono. Io direi che i musulmani hanno scelto, con questa parola, di non vendicarsi, che è la cosa principale. Questo non vuol dire che non chiedano giustizia. Se noi non capiamo l'importanza di questa cultura mista, di questo convivere insieme, che vale ancora oggi, dopo 15 anni, per quello che riguarda i musulmani verso gli altri, poi non posso rispondere per i serbi di Bosnia che hanno fatto un'altra scelta, piuttosto che per i croati di quella zona sotto Mostar, direi che questo si ripercuote poi nella nostra vita, perché purtroppo tutto è estremamente collegato. Succederà qualche cosa anche qui da noi dello stesso genere? A me mi fa una paura terribile la pulizia etnica e tutti i discorsi che sento fare in questa chiave, che possiamo trasferire sempre di più anche da noi. Ah, devo aggiungere un altro documento. Il braccio destro della Carla del Ponte, che era la portavoce del Tribunale dell'AIA per i crimini dell'ex Jugoslavia dal 2000 al 2006, ha scritto un libro e si chiama Florence Hartmann. Questo libro stranamente non è stato ancora tradotto in Italia, però è tradotto, io ho l'edizione bosniaca, e è stato pubblicato in Francia da Flammarion. Lei racconta come tutti i traffici dietro le coulisse del Tribunale dell'AIA, come sono stati fatti sparire, dei documenti sono state rallentate, delle procedure, eccetera, eccetera, per coprire le colpe, in particolare dei serbi e di Milošević. Poi Milošević è andato al Tribunale dell'AIA, poi c'è anche morto, per cui adesso le cose non vanno avanti e di nuovo tutto fermo. Lei, per aver portato questa documentazione importantissima, rischia 7 anni di galera, è sotto processo perché la accusano di avere divulgato
documenti riservati del tribunale. A me pare che quello che lei dice è quello che noi tutti dovremmo sapere, e lei ha avuto il coraggio di dirlo, ma mi viene in mente Saviano, mi viene in mente altre persone che come parlano la pagano carissima. Volevo tornare al tuo libro, strettamente. Tu hai vissuto e hai sentito, hai visto molte cose a Sarajevo. Volevo capire, nel tuo libro, che è composto appunto da racconti, alcuni molto brevi, alcuni un po' più lunghi, volevo capire quante parti possono considerare racconti di cronaca, quindi con persone reali, realmente esistite, quante parti invece, quanti racconti invece fanno parte di una cosiddetta storia cronaca romanzata? Io ho scelto la formula letteraria perché mi dà la possibilità di sintetizzare delle situazioni. Diciamo, prendiamo per esempio un racconto in cui si parla di un criminale, direttore di campo di concentramento serbo. Questo è si racconta della sua infanzia, di come ha perso il padre e madre suicidi. Milošević ha avuto padre e madre suicidi, Karadžić ha avuto padre e madre suicidi. Questo adesso non voglio entrare nel particolare della criminalità, eccetera, eccetera, perché non sono psicologo e non mi occupo di queste cose. Semplicemente ho preso degli spunti dalla realtà e in certi casi ho costruito il personaggio facendone una sintesi di tante altre storie che vengono un po' sommate, concentrate su un unico personaggio costruito. Questo signore qui non è esistito in carne ed ossa. L'altra cosa che riguarda per esempio il senso della dignità, il senso del non farsi comprare per soldi, che è profondamente radicato tuttora in un paese che ha l'80% di disoccupazione e che ha una situazione bloccata dal fatto che gli accordi di Dayton obbligano tre persone diverse, serbo, croato, musulmano, a stare intorno a un tavolo, dal governo fino all'ultimo piccolo municipio di 100 persone, e questo a parte che costa delle cifre mostruose e che favorisce la corruzione, permette a uno dei tre di bloccare tutta la situazione, per cui lì non va avanti niente, tutto bloccato. Allora, in certi casi io ho costruito una storia in questo senso, e la cosa invece che mi pare che può essere interessante leggere un racconto per farvi capire che cosa intendo per senso della dignità, perché credo che tutto il libro è basato molto sulla valutazione dei valori veri, quelli che ci portano avanti e che ci danno la forza nella vita anche nei momenti difficili. Me la leggi? Facciamo leggere a Laura Pelaia allora il racconto Rasoio. Questo è un racconto inventato, eh? Si erano incontrati in una cafana appena aperta dalla migliore amica di lei e dal migliore amico di lui, nel giorno della festa di compleanno della padrona di casa. La cafana era arredata semplicemente, ma in modo festoso, colori vivi, dimensioni né grandi né piccole, un'aria di casa privata. Un'atmosfera distensiva e accogliente, clienti abituali, prevalentemente artigiani, musica rigorosamente orientata sulle sevdalinke, le canzoni d'amore della tradizione popolare, di cui tutti conoscevano il testo, intervenendo qua e là accompagnati spesso da bravi suonatori di chitarra e di fisarmonica, essi stessi parte del pubblico, che suonavano solo quando erano in vena, provocando improvvise sessioni di danza, movimenti flessuosi dove i corpi si sfioravano e gli sguardi si incontravano, pieni di significati neanche tanto reconditi. Lei si era scoperta improvvisamente abile nell'introiettare quei movimenti orientali che in Oriente sono ormai dimenticati da almeno 100 anni, così lontani dalla sua cultura europea. Si era trovata improvvisamente a ballare con lui, ambedue alti e slanciati, simili nel fisico come nel carattere. Non si erano più lasciati. Lei gli preparava i piatti tipici bosniaci, si adeguava ai suoi stati d'animo trasmessi per monosillabi. Lui cercava il suo contatto mentre camminavano per la strada o sedevano alla cafana, il tepore della pelle di lei indovinata sotto la stoffa grezza dei blue jeans. Dormivano abbracciati nel sonno dopo l'amore. Guardavano le montagne dell'assedio, programmando lunghe gite per raggiungere sorgenti incantate. Notti passate nei rifugi per cacciatori, dimenticando il pericolo delle mine.
Avevano tutti e due la montagna nel sangue. Ossigeno e aria tersa dopo 4 anni contaminati dall'odore acre dell'esplosivo micidiale di 400 granate al giorno. Ridevano di gioia quando sentivano cantare i passeri. Per la prima volta dopo 4 anni li sentivano di nuovo cinguettare, perché prima i bombardamenti li avevano ammutoliti dalla paura. Sentivano intimamente l'esigenza di verificare che veramente quelle montagne così vicine fossero accessibili. Lei non gli parlava della sua patria europea. Lui, infatti, nato e cresciuto a Sarajevo, non sentiva nessuna esigenza di immergersi nelle culture esotiche del mondo esterno. Sapeva andare al centro delle cose. Il nozionismo gli era lontano anni luce. Della sua città conosceva i passaggi più segreti, le scorciatoie inerpicate su per le mahal, cioè i quartieri vecchi con le case e i giardini tipici dell'architettura bosniaca, come anche i lati nascosti dei suoi abitanti, le attenzioni delicate e le risse furibonde. Con l'Europa aveva un rapporto ambivalente, come un animale che, pur attratto dall'esca, rimane attento a fiutare il pericolo. Si disinteressava del cliché culturale, ma era molto interessato a livello tecnico, alla funzionalità dei particolari. Avevano riso e scherzato sulla sua barba ispita contro la pelle da principessa di lei, tanto che lei gli aveva promesso di portargli in regalo al suo ritorno un bellissimo rasoio elettrico. Avevano scelto la marca, si erano divertiti a enumerarne le caratteristiche, che lui d'altronde ben conosceva. Nelle vetrine di Sarajevo, infatti, viene esposto di tutto, ma a prezzi inaccessibili, per quel 90% della popolazione che prima della guerra aveva casa e lavoro e che ora ha perso tutto senza rimedio e trascina una vita da superstiti a livelli di povertà angoscianti. Scherzare sul rasoio per loro era stato anche un modo di riparlare dell'argomento del prossimo inevitabile viaggio di lei, cercando di sdrammatizzarlo. Il momento della partenza per l'Europa alla fine arrivò. Per lui ricominciava la vita di tutti i giorni, in attesa del ritorno di lei. Per lei cominciava una corsa infernale contro il tempo, per risolvere tutte le difficoltà, avviare nuovi progetti, contattare le persone su cui poteva fare affidamento, concedere un minimo di disponibilità agli amici che ormai cominciavano a perdere la speranza di rivederla. Come Dio vuole, il viaggio si risolse bene, con interessanti aperture da sviluppare in seguito e successi su tutti i piani che la incoraggiavano a continuare a remare controcorrente. Il giorno precedente la partenza, tanta era la felicità di invertire la direzione di marcia che non riuscì quasi a dormire. Poi, per l'ennesima volta, il treno, il porto di Ancona, la nottata in traghetto, i portabagagli ladroni dal porto di Spalato, i bagagli trascinati attraverso la dogana fino all'autobus fantasma per Sarajevo, che va cercato da un marciapiede all'altro perché tuttora non ha ricevuto il diritto alla placca di segnalazione. Dopo le interminabili 8 ore di prammatica per percorrere 300 chilometri, l'arrivo a Sarajevo con l'attraversamento della città sventrata, il freddo della montagna dopo il tepore della riviera, le ombre della sera. E infine l'incontro tenerissimo che fa dimenticare tutti i disagi, non solo del viaggio, ma di tanti viaggi precedenti, per troppi anni, di tanti arrivi per ritrovarsi sola sotto le bombe. Un saluto agli amici della Cafana, agli altri amici montanari. Un senso dilatato del tempo. Nessuna fretta, come due persone che hanno davanti una vita. E finalmente a casa. Calda e accogliente, perché la fortuna ha dato loro il turno dell'erogazione del gas. Di nuovo insieme, finalmente come se non si fossero mai separati. Lei estrae una scatola, la aprono insieme. Contiene una busta nera di morbida pelle di capretto. E dentro il famoso rasoio. Lui lo prova. La testina scivola come velluto sulla sua pelle, segue la forma del mento, rade omogeneamente fino nella fossetta. A rasatura finita lo smonta delicatamente, cerca la spazzolina, lo pulisce con cura, lo ripone e si chiude in un silenzio fatto di frasi di circostanza. Poco più tardi trova una scusa per non rimanere a dormire. Non si farà vivo mai più. A lei rimane tanto tempo, tutta la vita per rendersi conto che parlare del rasoio era uno scherzo piacevole. Riceverlo in regalo era un fatto inaccettabile. Perché un rasoio costa come un salario mensile di un dirigente. Perché un musulmano che non permette a una donna neanche di pagarsi una birra, figurarsi si accetta da una donna un regalo di valore.
ma soprattutto perché tutte le ferite fisiche e psichiche di lui hanno in quel momento ricominciato a sanguinare. Il braccio spappolato al fronte, le schegge che gli sono rimaste in tutto il corpo, le umiliazioni subite dal suo popolo, il cinismo con cui gli europei hanno assistito impassibili al genocidio per fabbricare un modello di libero mercato, che in altre parole significa un serbatoio di manodopera a basso prezzo per l'Europa e per lui e per i suoi figli un futuro da schiavi. Tutta la vita davanti per capire che gli anni passati vicino a questa gente, condividendone la morte giornaliera, non sono serviti a entrare nella loro solitudine e nella loro tragedia, che è soltanto loro, che portano addosso senza lamentarsi e soprattutto senza chinarsi ad accettare regali da nessuno. Questo racconto, Il rasoio, come anche un altro nel libro, Bionda, introduce una specie di filone che è quello del confronto tra i bosniaci e l'Europa, gli occidentali, come se ci fosse una netta divisione, probabilmente anche perché da una parte ci sono quelli che hanno vissuto una guerra, dall'altra quella che la guerra l'hanno osservata da lontano, per anni anche facendo poco e nulla. Volevo chiederti di approfondire questa tua veduta. Dunque, di me è stato detto che io sono una delle pochissime persone che è stata accettata a Sarajevo. Sono arrivati i politici, sono arrivati gli intellettuali, sono arrivati gli umanitari, sono arrivati gli artisti. Sarajevo ringrazia molto cortesemente, ma non penetrano, passano e proseguono. Io sono andata e non ho fatto domande, anzi addirittura quando mi chiedevano tu puoi andare via, perché non vai via? Io dicevo sono affari miei, non vi rispondo. E sono stata lì e basta. Allora ho cominciato a parlare loro e forse il libro è la loro voce. È quello di cui io ho una prefazione molto bella, di cui sono molto grata, fatta da una persona che è Maria Pace Ottieri, che ha una grossa esperienza fatta in India nei villaggi, nella povertà dei villaggi e nella ricostruzione da questa povertà fatta con le proprie mani. E lei ha capito e non conosce Sarajevo. Un'altra persona che è stata sempre a Sarajevo, che questo fotoreporter si chiama Mario Boccia, che mi ha chiesto di pubblicargli la postfazione dicendo che non è d'accordo con me, dice queste cose di me, che io sono stata, comunque dice che io sono stata accettata, vabbè. Lui tende a mettere aggressori e aggrediti sullo stesso piano. Lui dice che c'erano dei criminali sulla montagna che non si sa bene da dove venivano e c'erano dei criminali anche in città. Io non dico che non ci fossero dei criminali in città, probabilmente c'erano anche. Questo però non è lo spirito che tuttora tiene in vita Sarajevo e che permette di fare questo rilancio culturale straordinario di 4-5 festival all'anno, che sono il Festival del Cinema, il Festival del Teatro internazionali, a livello internazionale, il Festival della Poesia, il Festival del Jazz e Sarajevska Zima. Quindi la risposta di Sarajevo sul piano culturale, chi ha a livello al rispetto per capirlo, lo capisce. Chi arriva con la ricetta in tasca, arriva con la ricetta in tasca, è un altro discorso. E senti, sempre tornando... Io non so quanto di me c'è, mi dicono che c'è molto di me, questo lo possono capire forse meglio gli altri. Io ho l'impressione che questa esperienza mi ha profondamente cambiata, mi ha dato il senso delle cose che valgono, il senso della qualità della vita. Io sostengo che la qualità della vita è più alta a Sarajevo oggi, malgrado tutto, e non so fino a quando poi andrà avanti, magari non lo so, a un certo punto se non c'è un contatto vero con l'esterno rischia di asfissiare anche lì. Ma per adesso regge meglio alla difficoltà del momento, perché dà una risposta ai rapporti personali e rapporti sociali, il valore dei rapporti sociali, che possono essere la famiglia, che possono essere l'amicizia, che possono essere il buon vicinato, che possono essere anche la battuta, il senso humor, la battuta spiritosa,
l'allegria improvvisa, il mangiare bene, la gita, le piccole cose, quello che loro chiamano per esempio la kafiz, andiamo a prendere la kafiz, andiamo a prendere il caffè. Ecco, il andare a prendere il caffè è un momento di grande rilassamento che ha un grosso, profondo significato dello stare insieme e si chiama andiamo a prendere un caffè. Quindi tutto forse in sottotono come modo di esprimersi, sempre. Anche il modo di recitare in teatro, per esempio, loro hanno un grande teatro, io non ho mai sentito recitare in sopratono, neanche a teatro, mi viene in mente adesso. Quindi questo è qualcosa che loro hanno guadagnato secondo te con questa esperienza della guerra, o è qualcosa proprio di loro connaturato in loro, dal fatto di essere una componente di quel grande mosaico che era la Jugoslavia magari? Devi pensare che ognuno di loro, se non parlandone, ognuno di loro ha un sacco di morti in famiglia, proprio diretti, morti diretti in famiglia. Quindi la tragedia è immensa. La difficoltà di vivere all'estero è la difficoltà di tutti gli esuli. Loro si portano dappertutto la loro Bosnia, anche nei posti, so che ho incontrato dei bosniaci in Scandinavia, in posti dove vivono anche molto bene. Le radici sono radici. Io credo che è la profondità di questa cultura delle radici, del fatto che per esempio a Sarajevo non è mai esistito un ghetto fino a Ante Pavelic, che sono di più di 500 anni di storia, perché poi 500 anni sotto l'impero ottomano e sotto l'impero austro-ungarico, però prima c'è il regno di Bosnia che dura 400 anni e che aveva una cultura di medio orientale, di cristiani medio orientali, quindi di nuovo una cosa che credo che rientra nelle radici e che costruisce questa capacità di reggere la sofferenza senza perdere la testa oggi. Senti, tornando al romanzo, mi era venuto in mente, il tuo romanzo è scandito come fosse un anno, in stagioni. Volevo chiederti se c'è un motivo, se l'hai costruito così per un motivo particolare. È un gimmick, è una trovata letteraria, perché non c'entra le stagioni. Poi fra l'altro i racconti vanno avanti, poi adesso ne leggeremo uno, vanno avanti fino all'anno scorso, quindi non sono neanche strettamente legati all'esperienza della guerra, vanno avanti come proiezione anche di quello che è stato poi negli anni successivi. Li ho semplicemente suddivisi per gruppi di racconti analoghi e ho usato questo sistema del primavera, estate, autunno, inverno, ma non ha una ragione temporale e neanche il libro ha una sua struttura temporale ben precisa. Tornando ai bosniaci proprio come popolo, come insieme di culture anche differenti, volevo chiederti i valori etici che hai trovato in Bosnia, cosa c'è di simile a quelli italiani, cosa c'è di diverso? Volevo chiederti come vivevano, come hanno vissuto i bosniaci il senso della casa, della famiglia, dell'appartenenza e dell'accoglienza, per esempio. Dunque, è successa una cosa molto particolare, che i bosniaci hanno trovato una enorme corrispondenza negli italiani in quanto tali, gente che li ha accolti nelle loro case, che ha fatto delle cose straordinarie come se si conoscessero da sempre. Quando loro parlano degli italiani, in generale, quello che io noto come italiana è che loro fanno più riferimento agli italiani del sud, cioè ai valori degli italiani meridionali. Come capacità di speculativa, per esempio, è molto più forte da noi nel sud. Tutti i filosofi vengono dal sud, non dal nord. Questa capacità di introiezione e di senso of humor è abbastanza caratteristica, la ritrovano loro nella parte nel meridione d'Italia.
Per quello che riguarda l'Italia, invece, in tutta Italia ci sono stati dei casi straordinari di gente che li ha accolti in casa, che è rimasta legatissima a loro, se al di là di tutto, al di là delle storture dell'informazione, al di là degli schieramenti politici, al di là delle religioni, al di là di tutto. Quindi qualche cosa è successo tra italiani e bosniaci. Non so se poi dura ancora, non lo posso dire. Volevo chiederti a questo punto... Lo dimostra il vostro allora, convegno, il vostro progetto che dura ancora. Che dura ancora, lo dimostra il vostro progetto, che è fatto tanti anni dopo, che dura un mese e mezzo, che è una grossa cosa, quindi dura come? Siete voi qui, la testimonianza siete voi a Reggio. E per questa... Per testimonianza, insomma, di questa corrispondenza di valori etici, volevo far leggere un altro racconto. Il racconto si intitola Poesia. Della poesia in originale. Kad padne noć, dobijem svu moć, tada svi zaspu, i sni se raspnu, kad padne noć. Kad padne noć, svi spavaju. Kad padne noć, svi snivaju. Sanjaju lijep san i čekaju da svane dan. Kad padne noć, kad padne noć. Vorrei essere luna, vorrei essere stella, vorrei essere uccello che vola. Vorrei che nessuno mi minacci. Io sono piena di desideri e nemmeno uno mi si è avverato. E per questo ho versato lacrime. E se mi si realizzasse un desiderio, sarei piena di gioia. Želim da budem mjesec. Želim da budem zvijezda. Želim da budem ptica koja leti. Želim da niko me prijeti. Ja sam puna želja bila i ni jedna nisi mi otvorila. I zbog toga sam suze lila. A kad mi se otvorila jedna želja, bila bi puna veselja. O mio guanciale, non temere nessuno. Io ti coccolerò. E tutta la notte ti curerò. Tu puoi ascoltare tutto. Tu sei vivo. Tu puoi custodire tutti i miei segreti. O jastuče moj, ničog se ne boj. Ja ću te maziti i cijelu noć te paziti. Ti sve možeš čuti. Ti si živ, ti sve možeš moje tajne čuvati. Dunque, questa per esempio è tutta vera. Ecco, prima vi avevo letto una poesia, un racconto inventato, invece questo è tutto vero, questa bambina è esistita, l'ho conosciuta, ho seguito tutti i drammi della sua del trauma, che non, man mano sempre meno riusciva a controllare. E poi l'ho persa di vista, perché purtroppo questo succede. E a proposito di serbi, croati e musulmani, fra l'altro questa è una poesia, è una famiglia di tutti serbi, marito, moglie, nonno, nonna, non sono neanche misti, sono tutti serbi, lui è stato al fronte e questa Slavica era una meravigliosa maestra di scuola elementare, eccetera, quindi a proposito di quello che si diceva. Ecco. Beh, a proposito di traumi, se sei d'accordo, Alda, vorrei raccontare una cosa io adesso, un episodio di cui posso essere testimone, perché cioè, mi hanno chiamato, ma non per nulla, perché comunque anch'io sono stato a Sarajevo, sono stato ormai 8-9 anni fa, nel 2001, facevo parte delle truppe italiane, la missione di pace NATO, e in questa veste ho visto alcune scene, alcuni episodi particolari. Uno lo ricorderò sempre, mi piace raccontarlo.
Praticamente noi andavamo anche di pattuglia in giro per la Bosnia-Erzegovina per controllare lo stato dei rifugiati, di coloro che non avevano tetto. Tutte queste persone qua, che potevano essere serbe, potevano essere musulmane, erano assistite con vettovagliamenti dell'ONU, vivevano alla ghiaccio, in tende. Fornite dall'Alto Commissariato per i rifugiati, vivevano di scatolame fornito dalle organizzazioni non governative. Noi andavamo in giro a controllare il loro stato, come stavano, se avevano bisogno di qualcosa, se venivano molestati, se venivano attaccati. Un giorno mi capitò di vedere una situazione che ancora adesso, ripensandoci, penso sia veramente pazzesca. C'era una di queste famiglie di rifugiati, abitava in una tenda accanto ad una casa. E in questa casa c'era un'altra famiglia, abitava un'altra famiglia. La famiglia che abitava nella tenda era la proprietaria della casa, ma erano stati sfrattati durante la guerra dalle persone che si erano insediate in questa casa abusivamente, come fosse una preda di guerra. Adesso non so dire chi fossero i musulmani, chi fossero i serbi, però una famiglia di un'etnia viveva nel giardino della sua casa, e mentre la sua casa se la godeva un'altra famiglia. E questa situazione continuava da mesi, mesi e mesi, senza che ci fosse nessun sintomo di conflittualità tra le due famiglie. Cioè, le due famiglie vivevano a 3 metri di distanza in pace. Una non aveva intenzione di smuoversi da quella casa che aveva conquistato chissà come. L'altra non aveva intenzione di smuoversi da quel giardino in attesa che gli altri se ne andassero da quella che era la loro casa. E io penso che una situazione del genere, poteva esplodere in qualsiasi momento, cioè una sassata in una finestra, un colpo di pistola, visto che insomma le armi. Eppure non succedeva niente. E, i traumi si superano anche così, con queste cose con queste reazioni assurde, però che ancora oggi in Bosnia mantengono la pace. Perché in Bosnia c'è una pace che viene mantenuta anche con questi atteggiamenti. Alda, a questo punto io volevo chiederti la tua esperienza, i traumi dei bosniaci, come vengono vissuti, come stanno reagendo, come si reagisce alla guerra. Non parlandone estremamente poco. È molto difficile cavargli fuori quello che hanno dentro. Quello che hanno dentro è veramente atroce. Per andare avanti non è utile parlarne, il che non vuol dire che poi questi traumi non covino all'interno. Infatti io ho messo tra questi racconti uno che è estremamente recente, mi pare che è del 2007, una cosa così, e che è la storia che adesso leggiamo di Valentine Day. In un'anonima città degli Stati Uniti, in un anonimo centro commerciale di quella città, nel giorno di San Valentino, il santo dei consumisti, un anonimo cittadino ha estratto una rivoltella e ha freddato un numero notevole di avventori prima di suicidarsi. La cronaca racconta che si trattava di un giovane di 28 anni, senza precedenti penali, di origine bosniaca, sopravvissuto alle stragi di Srebrenica, riuscito a riparare all'estero, a rifarsi una vita e a inserirsi in un ambiente a lui estraneo, senza apparente difficoltà. Le foto ritraggono un ragazzo normale, magliette e blue jeans. E anche la sua fototessera da bambino. Occhi innocenti, come se ne vedevano tanti dentro l'assedio di Sarajevo. Occhi che non dovrebbero mai vedere certe cose. Aldo, ma secondo te come si fa a mantenere in una situazione così tragica, così apocalittica e che si è perpetuata per così tanto tempo, 4 anni, un certo sense of humor?
perché nel libro di Alda, scusa, c'è una... Questo lo leggo io però. C'è un brano molto divertente che la dice lunga sul senso dell'umorismo che esce fuori in certi momenti, quando sembra esplodere la tragedia. A un certo punto c'è sempre il taglio umoristico che salva la situazione. Qua c'è un caso eclatante, direi. Allora, il racconto del teatro e il suo doppio. A Sarajevo meridiani e paralleli si incontrano, epoche storiche si mescolano, nessuno impedisce a un serbo di sentirsi serbo, se è così che si sente. All'ottusa prepotenza la risposta è l'ironia. Quando nel 1992 la città fu invasa dalle bande di Karadzic e ancora la maglior parte dei cittadini era lontana mille miglia dal pensiero di una guerra, sulla facciata della posta centrale, un bel edificio Jugendstil sul lungo fiume, apparve la scritta «Questa è Serbia». La mattina dopo, accanto alla scritta, ce n'era un'altra. «Stupido, questa è la posta». E allora, come si fa a mantenere... Qual è il segreto per mantenere il senso dell'umorismo nella tragedia? E di nuovo credo che c'è una mescolanza che forse noi non sottovalutiamo abbastanza tra cultura, radici culturali che non si inventano, e etica e morale. C'è qualche cosa che va al di là, per cui per affrontare senza odio verso l'altro una situazione di tragedia, la via d'uscita è l'umorismo, e ogni popolo ha il suo tipo di umorismo. Adesso spieghiamo Berlusconi, se c'è uno che proprio da barzellettacci da postribolo è Berlusconi. Berlusconi ha un senso di humor da postribolo. Che ci possiamo fare? Perché è lui, è il suo senso dell'humor, non possiamo farci niente. Ecco, loro hanno una raffinatezza nelle barzellette che sono di una tale bellezza che adesso mi dispiace, non me ne viene in mente proprio neanche una in questo momento. Me ne aveva raccontata una molto bella qualche giorno fa, adesso non me la ricordo più. Beh, comunque, a me Sarajevo ricorda Napoli in questo. Napoli è una città affascinante, di grande cultura e tragica. I napoletani sono molto, molto spiritosi, ecco. Questo è il parallelo che possiamo fare con l'Italia. Volevo chiedere a questo punto se c'era qualcuno che aveva qualche curiosità, qualche domanda da fare, visto che insomma abbiamo una testimone che può parlare diffusamente di questo periodo tragico. Intanto, mentre voi magari ci pensate, io volevo fare un'altra domanda ad Alda, ed è una domanda molto personale, che riguarda proprio un giudizio sulla sua opera. Io ti chiederei qual è il racconto che tu preferisci e quello a cui sei più legata. Sì, forse lo so qual è. Beh, volevo dirvi una cosa che mi è venuta in mente a proposito del senso fiume, che ridono di se stessi, perché le barzellette si chiamano tutte Muio e Hasso, cioè Mohammed e Hassan. Quindi loro prima di tutto ridono di se stessi, e questa è una cosa tipica, però era una tipica anche della Jugoslavia, perché io mi ricordo una barzelletta che si raccontava che non c'entra non Sarajevo, ma questo era lo spirito di tutta la Jugoslavia, cioè lo spirito di Belgrado, che purtroppo adesso è quel disastro che è, ma era una grandissima città, formidabile città, e lo dicono tutti, e purtroppo adesso quei serbi lì sono a Parigi, non sono più a Belgrado. Ve ne racconto una che non è di Sarajevo ma rende l'idea, e è in un caffè di una zona ricca, agricola, in cui veramente c'erano grandi, la Vojvodina era una zona di ungheresi, di minoranze ungheresi, serbe, croate, eccetera, sul confine con l'Ungheria, e lì c'erano contadini ricchi, perché c'erano veramente terre molto, molto fertili. E questi erano conosciuti per essere estremamente lenti, lenti di riflessi, lenti così. Le loro donne, me le ricordo, grasse, rotonde, con una pelle di pesca, con 10 gonne una sopra l'altra, sembravano dei matriosche, perché c'erano state in quella zona lì. Allora, in una cafana, in un caffè, stanno lì a giocare a carte. E uno dei quattro giocatori dice al tizio lì, dice: ma tu sai che mentre tu sei qui che giochi a carte, tua moglie è a letto col tuo migliore amico?
mette giù le carte, si guarda intorno, si alza, esce. Allora tutti naturalmente la cafana dico, oh, adesso vediamo cosa succede, Dopo un po' torna, riprende le carte in mano e ricomincia a giocare. E tutti dicono, ma allora com'è andata, cos'è? Ma quello lì non è il mio miglior amico. Ecco, questo è il tipo di spirito. Però mi hai risposto alla domanda, quello sul racconto che preferisci. Ah, il racconto che preferisco è Privlach. Lo leggiamo? Avete voglia? Andiamo troppo in là, è tardi. Sì. Hai voglia di leggerlo? Non ti sei preparato, ma insomma. Le erano stati segnalati dal ministero nell'elenco dei più bisognosi. Era complicato raggiungerli, ma lo faceva sempre volentieri, perché il sorriso con cui veniva accolta la rincuorava. Quel giorno invece la visita le pesava in modo insopportabile. Doveva annunciare loro che quei miseri aiuti umanitari venivano sospesi, perché la guerra era finita. Il rospo le gracidava nello stomaco e nel cervello. Poteva finire 4 anni prima, poteva non cominciare mai. Come dire a gente che ha perso tutto, che adesso nelle condizioni date devono arrangiarsi da soli. Mentre chi ha provocato tutto questo se ne sta ricco e soddisfatto seduto in cima alla montagna di soldi guadagnati. Conosceva tutti i particolari del dramma descritto nello stile burocratico del ministero. Ametovic e Mujovic vivono a Rasnica, paese al di là dell'aeroporto, in 2 case attigue. Il villaggio di... non lo so dire... ai piedi del monte Igman viene martellato dalla montagna e anche dal paese di fronte in mano ai cetnici. Il 22 marzo 1993 una stessa granata è caduta nell'orto che separa le 2 case e ha fatto una strage. Della famiglia Ametovic sono morti il padre Salem, appena rientrato dal fronte per una licenza di pochi giorni, e la nonna. Sono stati feriti gravemente la madre Semsa e il figlio Haldin, che ha perso un braccio all'altezza della spalla e a schegge in tutto il corpo. Il nonno è stato ucciso nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, dagli stessi cetnici che hanno lanciato la granata nel 1993, lasciando la nonna con 5 figli da allevare da sola. Della famiglia Mujovic si sono salvati il padre Sacir, che aveva perso la gamba al fronte 1 anno prima, e la madre Alija, perché è rientrata in casa 1 attimo prima dello scoppio. È stato colpito gravemente il figlio Esad, che ha una ferita che gli attraversa tutto il torace. Esad è stato colpito 1 seconda volta, nel 1995, sempre da una granata. Ha 1 braccio e 1 gamba scarnificati. Commento aggiunto in calce ad uso dell'agenzia umanitaria. Famiglia Ametovic, formata da madre Semsa, nata nel 1960 a Foca, città a forte componente musulmana, massacrata dai cetnici durante la Seconda Guerra Mondiale, e ora facente parte della Repubblica Serba di Bosnia, dal figlio Haldin, nato nel 1985 dalla figlia Amela, nata nel 1983. Il marito di Semsa, defunto, era nativo di Prozor, ora in mano agli Austascia della Erzg Bosna. Casa di proprietà, formata da appartamento di 3 locali e solaio, costruita da Sacir Mujovic nel 1987. Tra il 1992 e il 1995 le donne e gli uomini invalidi si sono salvati dalla fame coltivando gli orti durante la notte. Haldin ha perso 1 braccio e ha schegge in tutto il corpo. Non possiede protesi. È stato a lungo sotto shock. Ora è un bambino dall'apparenza normale. Frequenta la 5ª classe elementare. Reddito, marchi tedeschi 200, come vedova di guerra più 20 dall'agenzia umanitaria per il figlio invalido. Famiglia Mujovic, formata dal padre Sacir, nato nel 1949, dalla madre Alija, dalla figlia Enisa di 16 anni, dal figlio Esad di 14 anni e dall'altro figlio nato nel 1993, quando Esad è tornato dall'ospedale. Sacir è nato a Priboj ed è cresciuto in Macedonia. Parla il macedone e l'albanese. Sua madre aveva imparato l'italiano dai soldati occupatori durante la Seconda Guerra Mondiale e vive tuttora a Skopje.
Esade è molto magro e pallido, non malato, ma sembra segnato dalla disgrazia. È volenteroso, bravo a scuola, bravo a casa. Lui e Denise hanno imparato a suonare la fisarmonica durante i bombardamenti per resistere allo shock da granata. Famiglia molto unita. C'è un'atmosfera di serenità malgrado tutto. Sacira ha girato il mondo prima dell'aggressione alla Bosnia. Ha lavorato in Germania, in Turchia, in Iraq. Al ritorno è stato assunto come portiere presso una fabbrica e lavorava nel tempo libero come muratore. Reddito 280 per invalidità del padre e 25 per invalidità del figlio. Tengono galline e un po' di orto. Come dire a questa gente che gli aiuti sono finiti e che lei non verrà più perché se ne torna in Italia? Dirglielo prima o dopo il caffè? Come spiegarglielo? Ma loro hanno già capito. Seduti tutti intorno a lei sulla sescia e il divano turco fatto a L addossato alla parete. Sorridono come non avessero un problema al mondo. Sorridono e la consolano. Loro consolano lei, che si prepara a tornare in Italia lasciandoli in quella situazione. Samsa va nell'altra stanza e torna con un pacchettino per lei. Lo apre ed estrae un paio di privlac, i calzerotti pesanti che portano i contadini d'inverno dentro la Nunal, gli zoccoli di legno. Per tutto il resto della vita, ogni volta che le capiterà di vedere delle privlac al mercato, durante il viaggio di Capodanno a Istanbul, nelle ceste per la strada, rivivrà quel momento e il loro sorriso di conforto. Questa è una storia vera. A me personalmente, se posso dire la mia opinione, è piaciuto tantissimo il racconto Treno. Forse perché questa, sì, anche perché è troppo, un po' troppo romantico per essere vero, anche se di episodi tragici, romantici ne sono anche capitati nella guerra di Bosnia. Se ricordiamo i famosi Giulietta e Romeo di Sarajevo, quelli furono uccisi su un ponte, due fidanzati in fuga dalla città. Volevo chiedervi se avete qualche domanda da fare, se no continuiamo noi con qualche altra domanda. Continuiamo noi. Allora, io volevo chiedere sulla questione dei musulmani di Bosnia. Allora, i musulmani, ormai da anni che sentiamo parlare del problema musulmano, il problema islamico. Anche in Bosnia c'era la fazione dei musulmani e la fazione dei serbi, dei croati, e c'erano questi musulmani un po' contro tutti e tutti contro i musulmani. Io volevo chiederti, Alda, te che ci hai vissuto e li hai conosciuti, ma i musulmani di Bosnia, il grado di laicità dei musulmani di Bosnia, cioè i musulmani di Bosnia sono come i musulmani del Medio Oriente, dell'Oriente, o sono delle persone che la pensano diversamente, che delle persone che hanno un altro modo di concepire la società, la religione? Dunque, direi una cosa, che i musulmani di Bosnia sono profondamente laici, il che non vuol dire che il fatto di essere stati perseguitati per semplice ragione che erano musulmani, che sono stati accusati di essere turchi, che non so, passati al nemico 500 anni fa, cose di questo genere, no? Rafforza il loro sentimento di essere musulmani, a cui non avevano mai pensato prima quando erano semplicemente jugoslavi. Questa è la differenza. Quando erano jugoslavi, erano jugoslavi e basta. E tra cui c'era di tutto, e questo lo dimostra quello che dicevo prima, che c'erano tante famiglie miste, tantissime famiglie miste. Gli stesse, non so, certe abitudini dei musulmani erano passate ai serbi, ai croati e agli altri. Il più grande cantante loro, il più famoso cantante loro, si chiama Kemal Monteno. Kemal è un nome musulmano, Monteno è un nome italiano, un cognome italiano, lui è di origine italiana, eccetera. La stessa cosa si ritrova tra i palestinesi. I palestinesi sono profondamente laici. Adesso, a furia di essere martellati,
si sono trovati nella stessa area di Gaza, si sono trovati Hamas in casa, dall'altra parte si sono trovati in Libano, ci sono trovati gli Hezbollah. Cioè l'impressione che tutte queste società miste e laiche vengono attaccate dall'esterno violentemente con la scusa della pulizia etnica, come se quello fosse una soluzione. La soluzione è che veramente si vuole scardinare l'esempio di una cultura, di una società culturalmente mista, basata proprio sullo scambio. Il fatto che ancora adesso, non so, a Bairam, io ero dal parrucchiere e c'era la ragazzina che mi pettinava, che diceva: oh, oggi devo andare a salutare mia suocera. E vuol dire, se era il giorno di Bairam, vuol dire che la suocera era musulmana e che lei non era musulmana, chiaramente. E questa è la realtà di tutti i giorni, per loro è assolutamente normale, loro arrivano qui e non riescono a capire perché noi tra cristiani ci siamo scannati per 30 anni e per 100 anni nella storia dell'Europa, proprio non riescono a capirlo. Quindi ho l'impressione che sono molto vicini, io ritrovo molte cose nei palestinesi, dello stesso genere. In Libano era un paese laico, adesso è lì in mano gli Hezbollah, non so. Il fatto di perseguitarli, di accusarli di essere così, li butta tra le braccia poi di qualcuno che gioca su questo fatto, perché fondamentalismo chiama fondamentalismo, ma allora noi dobbiamo guardarci in casa che cos'è il nostro fondamentalismo. Se qualcuno ci viene a dire che noi siamo fondamentalisti, noi saltiamo sulla sedia, cominciamo a farci un po' di esame di coscienza noi qua. In realtà è più due considerazioni. Quello che mi stupisce sempre quando leggo qualcosa che riguarda la guerra nei Balcani, quando leggo qualcosa su Sarajevo, è per esempio sapere che prima della guerra nessuno si preoccupava di sapere se era croato, musulmano, ortodosso, cattolico. Quindi questa è una cosa che mi stupisce sempre, perché sembra che questa cosa sia nata dal nulla, no? Quindi mi chiedo, ma allora come mai? Cioè, perché? Quali sono le ragioni che stanno dietro poi a una divisione così forte, una divisione che ha creato dei confini di linee spezzate fondamentalmente? Quindi se prima non c'era nulla, dove è nato? E l'altra cosa che mi stupisce, e che poi qui lo vedo sempre molto legata alla mia esperienza, come mi immagino io in una situazione del genere, è il sapere che ci sono dei focolai di vita molto forti durante l'assedio. Sentivamo prima le persone che coltivano l'orto durante la notte, quindi una voglia di vivere nella vita quotidiana. E io mi immagino in questa situazione, credo che non ce l'avrei mai fatta, cioè, personalmente. Quindi questa è una forza che mi stupisce molto, e ti volevo chiedere qual era, insomma, il tuo commento, come hai vissuto questa cosa. Ma io credo che le ragioni della vita sono più forti, perché sono nati i bambini durante la guerra. Io mi chiedo in quelle condizioni come sono nati i bambini. Raccontavo a lui prima di quel bambino che ho incontrato a Capodanno. E sua madre gli ha detto: sai che lei ti ha conosciuto nella mia pancia, è vero, perché un bambino ha 13 anni, però questo bambino è nato a settembre del 95, pesava 1,3 kg e fino a, non so, a 5 mesi, è cominciato a ingrassare a 5 mesi e ce l'ha fatta, perché 5 mesi dopo ha cominciato a entrare un po' di cibo, insomma, a migliorare la situazione, ce l'ha fatta, però così. Quindi queste sono le altre vittime della guerra, quelli che non sono stati ammazzati dalle bombe, ma sono stati ammazzati dalla fame, da tutto il resto, dai traumi, da tutto il resto. Quindi non so, con tutto questo io vi dico che io mi ricordo che si ballava sui tavoli, a pancia vuota, con le candele, ballavamo sui tavoli, facevamo musica, facevamo teatro, e Ostro Bagini è uscito tutti i giorni, il giornale è uscito tutti i giorni, fatto in cantina, e noi facciamo teatro, c'era una compagnia di teatro, il Camerni, teatro da camera, che è andato avanti tutti i giorni a fare teatro, quindi in quelle condizioni. Io mi ricordo dei ragazzini che ho intervistato, devo dire, meravigliosi ragazzini di Sarajevo, perché veramente c'è un'aria innocente, hanno gli occhi innocenti e una calma che è una cosa straordinaria. E questi ragazzini che della scuola di musica hanno detto che la musica, questo è stato detto anche stasera, che la musica li ha salvati dal trauma delle bombe, del terrore, della morte, di tutto quello che vedevano intorno a loro. Quindi questo è vero. E questa cosa, purtroppo,
Questi documenti dimostrano che è stato tutto pianificato per distruggere questa società. Che poi loro ci siano cascati, perché poi diciamo c'è una collaborazione interna, invece di puntare i piedi, di mantenere a ogni costo la Jugoslavia così com'era, Brazzo e Jedinstvo, famoso lo slogan di Tito, fratellanza e unità, quello su cui poi sono morti i primi due, no? Ecco, sul ponte di Brazzo e Jedinstvo. E quello lì, e purtroppo la Slovenia ha cominciato e poi la Croazia, e poi si sono staccati da sole, si sono resi autonomi, hanno distrutto Jugoslavia. Quando erano i jugoslavi, hanno tutti il passaporto e giravano tutto il mondo, adesso sono tutti chiusi dentro e non vanno da nessuna parte e sono sotto tutela, e tutti i loro soldi sono scomparsi, loro sono a terra, mentre prima vivevano bene perché avevano l'università gratuita, la sanità gratuita, la pensione, si faceva la casa con i mutui, con i crediti, casa personale privata con i crediti agevolati, quindi questo era il livello di vita. Ma io mi ricordo che venivano qui e dicevano: che belle vetrine da voi, e dicevo: ma voi avete delle cose che noi non abbiamo, e non state attenti, valutatele, che è tutto questo, il fatto di avere il 75% di popolazione che aveva fatto l'università gratis, eccetera. C'è qualche altra domanda? Allora vorrei chiederti, visto che abbiamo parlato dei musulmani, Sarajevo, cinta d'assedio, non era popolata soltanto da musulmani, c'era... Beh, chiaramente abbiamo detto che il popolo bosniaco è formato da un insieme di etnie, ebrei, rom, oltre che i musulmani, ma c'erano anche parecchi serbi. Serbi paradossalmente stretti d'assedio da un esercito di serbi. Volevo capire come hanno vissuto questi serbi l'assedio, come si sono comportati e che rapporti erano con gli altri abitanti di Sarajevo. C'era di tutto, perché... Io sono andata, quando distribuivo aiuti, li distribuivo anche ai serbi, quindi c'era la Caritas, c'era la Merhamet, che vuol dire di nuovo Caritas per i musulmani, e c'era Dobrotfor, che era l'organizzazione caritatevole per i serbi. E io serbi ho trovato una grossa corruzione in Dobrotfor, mentre invece vi ho raccontato di questa maestra Slavica che aveva il marito che era andato al fronte, che difendeva la sua città esattamente come tutti gli altri, che era un'ottima maestra di scuola, e guarda caso, mentre quasi tutti, anzi tutti si può dire, sono di famiglia mista in cui c'è tutto, molti ebrei, per esempio la comunità ebraica era molto forte a Sarajevo, italiani, ho visto la placca della minoranza italiana su una porta, eccetera. Così c'erano.